Spettacolando TV, Teatro Golden, Sanremo Story. Ovviamente in questi giorni è in programmazione Sanremo Story, l'ho detta meglio, vero? Emanuela Fresi. Ciao. Toni Fornari. Stefano Fresi. Non siete parenti, vero voi due? No, non vi conoscete per mai vista prima. Mai vista? Sì, mai. No, questo per dire che è uno spettacolo su Sanremo. E questi splendidi interpreti, Favette e Linguis, cantano tutte le melodie più importanti, 60 anni e più del Festival di Sanremo. No. Infatti lo spettacolo dura 8 ore. No, assolutamente. Dura un'ora e 30. 1:30, senza intervallo, sì. Con una facilità di linguaggio e anche di, voglio dire, rapidità anche di situazioni. Perché c'è tanto da cantare, quindi dobbiamo essere rapidi e far ascoltare il più possibile. Beh, io lo spettacolo l'ho visto, è molto molto carino. Toni? Beh, grazie. Beh, sì, ci siamo trovati un po' in difficoltà perché c'erano veramente tante canzoni, migliaia di canzoni, perché 65 anni di Sanremo, insomma. Cominciando da Nilla Pizzi. Eh sì, noi da lì cominciamo da Grazie dei Fiori fino ad arrivare al Volo, che è il Sanremo dell'altro anno. Quindi. Come fa Grazie dei Fiori? Grazie dei Fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti. Notate la pettinatura, ne han fatto male la mia. No, ci tengo a dire che è una cosa preparatoria, poi poco avrò dei meravigliosi boccoli. Sì, fra ma poco fa ti stavi asciugando i capelli. Esatto. Si chiudono. E questo è il phon. Senti, ma abbiamo iniziato con Nilla Pizzi, però ci sono tantissimi altri. Qual è il brano a cui siete più legati e che fate meglio? Ma non lo so, io lo so. Non ci abbiamo forse pensato. Il nostro concerto di Bimbi è quella che a me piace di più. Sì, anche c'è un medley che facciamo. Si può fare? Si può fare? Si può fare di più. Una nota, maestro. Maestro, ci presti un ovunque sei. È bellissima, è vero? Molto in diretta. C'è tutto spento, maestro. Ormai chiuso lui. Niente. Vabbè, come fatto? A cappella non si può fare niente. Rimane, sviliamo Bindi, ci vuole l'orchestrona sotto, insomma. Il nostro concerto senza gli strumenti. Vabbè, fare? Quindi il nostro concerto. E il Volo? E chi si ricorda? Che vi seguo? Come faccio a seguirvi? È tutto così live in questo momento. Oh! No, solo un attimo. Ovunque sei, si ascolterai. Parabarabam. Accanto a te mi rivedrai e troverai un po' di me in un concerto dedicato a te. E io mi illumino di immenso in questo caso e do l'appuntamento a tutti quelli che ci stanno guardando al Teatro Golden con i Favette Linguis, Sanremo Story fino al in coro 20 dicembre. Mi raccomando, è uno spettacolo da vedere. Dimenticavo, la regia di Augusto Fornari, scritto da Toni Fornari, Augusto Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli, e poi non si canta solo, questo diciamo. Maestro, il maestro Mimmo Sessa, il maestro. Venga maestro Mimmo Sessa, due minuti. Cristiana Poletti. Qui tra noi. È una bella presenza, insomma. Maestro. Lui è uno che di Sanremo ne sa molto. Quanti anni? Guardi, ne ha fatti 10. 10 Sanremo. Con il prossimo 11. 11 col prossimo. Quindi, insomma, quanti figli, Mimmo? Sempre tre. Basta. Va bene, l'appuntamento è con Teatro Golden, mi raccomando. Sanremo Story. Sanremo Story. Venite. Ciao, spettacolando.